Ok ragazzi, non mi importa se non mi sentite adesso, in realtà sto facendo una live perché così resta registrata e mi torna molto più comodo tenerla e poi spostarla anche sugli altri canali. La libertà, Cristian, ciao, tutto bene? Di che cosa parliamo oggi? Della libertà. Io sono sempre una persona estremamente concreta, voi lo sapete, tutti i miei contenuti gratuiti danno sempre dei e anche quelli gratuiti appunto, quindi sia i video che i reels, stanno sempre, dicono sempre delle cose dritte al punto. Non è roba, non è fuffa, non lo faccio per vendere, lo faccio perché tengo fortemente, amo il mio lavoro, sono fortemente, nonostante appunto qualcuno lo possa vedere come un segno di malattia mentale, appassionato di diritto tributario e soprattutto nei relocation plan tengo molto ai miei clienti perché sono in gioco le loro vite, ok? Perché 10 anni di responsabilità fiscale seguite quando me ne vado, fisco può tendenzialmente accertarmi per 10 anni, è una roba molto delicata, quindi non può essere improvvisata, non può essere gestita da idioti, eccetera, eccetera. Oggi però noi parliamo di libertà. Diceva Edoardo De Crescenzo, la libertà, puro pappaval, l'adda proa. Che cosa vuol dire? Che cosa voglio? Qual è il messaggio di questa live che registrerò? Dovete essere liberi nella vostra vita di fare quello che volete quando lo volete. Questo non vuol dire essere delle persone scorrette, non vuol dire non avere una propria deontologia, una propria ontologia. Significa che oggi, nel terzo millennio, sembra un po' come si cominciano i temi in classe oggi, non so se qualcuno di voi ha mai cominciato un tema scrivendo oggi nel terzo millennio, probabilmente no perché siete tutti più giovani di me. Il punto è, dovete essere liberi di fare quello che volete, sotto un profilo di business, sotto un profilo personale, di libertà, parliamo di libertà fiscale, finanziaria e personale. Oggi la digitalizzazione, la globalizzazione con tutti gli stop che subisce a causa prima delle pandemie e poi delle varie guerre, dei problemi super complessi di geopolitica, tra l'altro io vi consiglio vivamente di informarvi su questa materia della geopolitica che muove gli equilibri del pianeta Terra, ma nonostante questo è sempre possibile, lo sarà sempre di più, fare quello che faccio io, muoversi in libertà cercando di sfruttare al massimo le opportunità che ci sono lì fuori. Voi dite che opportunità ci sono in Brasile? Ce ne sono tante, sia di business a livello di connessioni, sia a livello chiaramente personale, sia a livello finanziario, perché qui per esempio per quanto riguarda gli investimenti, soprattutto nei terreni, c'è tanto da investire. Oggi il reale sei a 5, quasi a 6, quindi rispetto all'euro, quindi è sempre senso. Io in questo momento mi trovo a Leblon, a Rio de Janeiro, adesso vedi tanto la strada, sono in un locale molto figo, ho preso un appartamento nel grattacielo più alto di Leblon, letteralmente non ce n'è nessuno più alto, una vista spettacolare, lavoro comunque 12-14 ore al giorno, con una vista che però neanche il padre eterno mi può offrire, probabilmente lui sì, una volta che me ne sono andato lassù, forse da lì ancora più alto, con una voglia di lavorare, nonostante siamo trascorsi 20 anni da quando ho iniziato, che è crescente, nonostante lo stress invece sia crescente, chiaramente ci sono più clienti, più cose da fare, però questa possibilità di muoverci non ce la deve togliere nessuno. Oggi, per il semplice fatto di essere nati all'interno dell'Unione Europea, di essere cittadini dell'Unione Europea, Unione Europea che io sposo e supporto, abbiamo la libertà di muoverci, se non altro all'interno dell'Unione, semplicemente con la carta d'identità valida per le spalle, perché purtroppo ci sono persone che qua non hanno il passaporto. Fatevi il passaporto, mi raccomando, appena avete compiuto la maggiore età correte a farvi il passaporto che vi serve sempre e comunque, se no non potete muovervi dall'Unione Europea. Quindi siamo garantiti, siamo protetti dal trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che è il trattato che regola gli accordi non solo fiscali, diciamo civilistici, politici e fiscali tra i 27 stati appartenenti all'Unione Europea, che sancisce 4 libertà fondamentali, tra cui quella di libera circolazione delle merci e delle persone. Quindi già tu nasci, hai questa libertà, puoi andare dove vuoi e soprattutto puoi investire dove vuoi. Quindi l'idea è quella di essere in grado di crearsi degli asset sparsi per il mondo, grande Giuseppe, che ci possono tornare utili e che servono sia in termini di diversificazione del rischio finanziario, sia in termini di diversificazione del rischio fiscale, perché io ho più conti correnti, ho più società, no? E anche del rischio personale, se ho più passaporti, la prossima volta io sono rimasto bloccato a Ho Chi Minh City dal Covid, ho dovuto tornare in Italia perché avevo soltanto un passaporto. Sono corso
giusto ai ripari nel frattempo, ok? Quindi gli errori li commettiamo tutti, anche io, ma la libertà deve essere il vostro motore fondamentale, quello che vi fa muovere. Fatelo sempre in ottica di flessibilità e di libertà massima, perché nessuno vi deve mettere le ruote tra i bastoni. Questo non vuol dire, attenzione, operare in opacità. La libertà va comunque manifestata, cioè io quello che faccio, poi faccio le mie dichiarazioni, faccio i bilanci delle mie società, le varie amministrazioni finanziarie sanno esattamente quello che faccio, perché non ci dimentichiamo che oggi viviamo in un'epoca di totale disclosure di informazione, di incrocio dei dati, quindi è giusto rispettare le leggi anche per evitare sanzioni e evitare di farsi male. Quindi le due cose, quindi libertà e trasparenza, si sposano tra di loro, e questi sono tutti temi che io tratterò all'interno della masterclass. Ve lo ricordo, la masterclass sarà live proprio da qui, è uno dei motivi per cui sono qui, il 28 di maggio. Ciao Nico, piacere di conoscerti. E parleremo proprio di questo, durante, e sarà questo il tema principale della masterclass, chiaramente sempre entrando nel concreto, perché libertà, dire libertà così a cazzo non vuol dire niente, ma entrando nel concreto, quindi le leggi applicate alla libertà vi permetteranno di massimizzarle tutte e tre, quella personale, di essere libero di andare dove vuoi, quanto vuoi, per tutto il tempo che vuoi, senza implicazione fiscale, libertà finanziaria, devi essere libero di attingere a quanti più conti correnti, a quanti più investimenti possibili e immaginabili, chiaramente facendo attenzione anche ai riflessi fiscali, e devi avere la massima libertà fiscale, che vuol dire la tua struttura personale e aziendale deve essere ottimizzata, non devi buttare soldi in tasse. Quando mi dicono tu non paghi tasse, io vi ricordo sempre che su ogni singolo acquisto che io faccio, che tu fai, vita naturale durante, ci paghi l'IVA, dove sei tu ci paghi l'IVA, non ci sono cazzi, quindi che vuol dire che se sei in Europa mediamente un quarto, un quinto del prezzo di acquisto va allo Stato, in parte a quello nazionale e in parte a quello comunitario, perché l'IVA è un'imposta comunitaria, viene utilizzata anche alla raccolta, anche a livello diciamo più alto di quello nazionale, quindi quelle sono tasse che non ti tornano indietro da consumatore diverso da imprenditore, perché voi sapete che l'IVA invece c'è la rivalsa, cioè se sugli acquisti aziendali vado a un IVA a credito, sulle vendite a un IVA a debito che si compensa, ok? Facciamo sempre queste domande all'intrasatta. I 300 ETH da dichiarare, che cosa vuoi fare? Devi passare in consulenza, perché su una live che viene registrata sul canale YouTube io non posso darti una risposta, questo penso che lo capisci da solo. Quindi, e concludo, perché questa era veramente l'intenzione di registrare semplicemente un piccolo video per il mio canale, la libertà sarà il tema principale della masterclass, libertà chiaramente però concretezza, ok? Quindi mettiamo una veste giuridica alla libertà e andiamoci a prendere tutto quello che c'è là fuori, perché siamo assolutamente nelle condizioni fisiche e economiche, soprattutto diciamo in quest'era storica, di poterlo fare. Io vi ringrazio per l'ascolto, noi ci vediamo tra un paio di giorni sempre in live. Ciao ragazzi.